yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni. Se volete intervenire nella nostra trasmissione potete farlo chiamando il numero 011 95 75 798. Vi presento adesso gli ospiti di questa puntata. È con noi questa sera Francesca Boschetto, che è la presidente dell'Anteas di Torino. E come tutte le settimane risponderà alle vostre domande sulle Buonasera. Questioni di previdenza e assistenza il nostro esperto Giorgio Melelli. In questa puntata vogliamo occuparci dell'Anteas, ogni tanto lo facciamo nel corso della nostra trasmissione. L'Anteas è l'associazione di volontariato che fa capo alla FNP, ovvero al Sindacato dei Pensionati della CISL. Qui appunto abbiamo la presidente dell'Anteas di Torino e Canavese e quindi chiediamo a lei un resoconto delle attività di questa associazione per quanto riguarda il 2014 e poi anche quelle che sono in corso e in programma invece per il 2015. Buongiorno a tutti. Allora, l'associazione di volontariato è stata pensata dall'FNP per aiutare ancora di più le persone anziane che hanno bisogno d'aiuto e che non abbiano tanti accompagnamenti sociali di figli o parenti e vivono da sole. Sono maggior parte purtroppo donne. Allora, la nostra associazione ha 500 soci, di cui 150 sono i volontari attivi, quelli che vanno in giro che nelle varie valli, nelle varie commissioni. Noi siamo vicini per gli accompagnamenti, abbiamo delle macchine che girano per accompagnare le persone, per le visite mediche, specialistiche, per fare anche solo la spesa a casa alle persone di una certa età e anche per fare compagnia. Specialmente nel periodo estivo è attivato un grosso problema perché c'è i figli che vanno in vacanza, quelli che ci sono, e quindi restano senza nessun appoggio e con il caldo, voi sapete meglio di me, quindi c'è da portare l'acqua e da fare cose di questo genere. Poi ci sono degli spazi per gli anziani dove gli anziani al pomeriggio vanno a passare un po' di tempo e fanno diverse attività sia a Torino che fuori Torino. Ecco, quindi non soltanto a Torino, però no, anche negli altri centri della provincia. Sì, perché noi siamo molto a Pinerolo, c'è un grosso gruppo di volontari sia nelle case di riposo che, come dico, in giro per fare la compagnia. E nel Canavese, tra Ivrea e la nostra, un po' così, con i servizi sociali portiamo anche la spesa a casa, anche i bambini. Poi abbiamo dei nonni vigili. C'è un po' di tutto e un po' di più, di come si suol dire. L'importante è dare una mano. Noi abbiamo sempre bisogno di volontari, ecco, e anche di giovani. Ecco, diciamolo, non è soltanto no, per i pensionati. No, non è soltanto per i pensionati. Purtroppo sui nostri 150 ne abbiamo 10 giovani e sono veramente una media molto, molto bassa. Perché sembra che col volontariato non pensano che poi ne avranno bisogno anche loro, voglio dire. Adesso l'altro giorno è appena arrivato un ragazzo che porteremo lunedì a Venaria e che ha voglia, fa il cuoco in un ristorante e ha voglia di dedicare almeno un giorno, una settimana agli anziani di quella zona. È una cosa molto Sono bella. Avvenimenti che insomma ci lasciano abbastanza tranquilli e siamo sicuri, persone che dobbiamo bagliare, eccetera, eccetera, perché non possiamo prendere i volontari così
e mandarli in giro. Prima mandiamo lo sbaraglio, lo sbaraglio, certo, nelle sedi, dobbiamo accompagnarli, seguirli. E questo è un grosso impegno. Abbiamo la sede centrale, che siamo ospiti della CISL a Torino, via Madama Cristina, e poi siamo ospiti nelle varie sedi dell'FNP e CISL per tutto il territorio. Quindi siamo un po' da tutte le parti a Macchia, perché era provincia, quindi siamo province, quindi abbiamo un po' in giro. Certo. Un po' di tutto, chiamiamola. Benissimo. Così. Ecco, quest'anno però in occasione di Expo, che è appena aperto a Milano, la Anteas è anche ospite di questo grande evento internazionale. L'Anteas nazionale ha rilevato un locale nella cascina Triulza. Noi saremo lì per tutti i 6 mesi. Con una postazione dove ogni Anteas di tutto il territorio ha mandato delle sue cose, e se uno viene lì e ci viene a trovare, schiaccia il Piemonte e vede cosa fanno in Piemonte. Le attività in Piemonte. Ecco, diciamo che c'è uno spazio interattivo, esatto, dove i visitatori possono conoscere le varie attività che vengono, esatto, fatte nelle diverse regioni d'Italia. E poi hanno pensato di mettere, per avvicinare i giovani, di mettere un calcio balilla, quindi c'è anche un momento di intrattenimento. C'è un momento di svago. Intrattenimento, quindi se vengono con i nipotini, con i ragazzi, eccetera, eccetera, abbiamo pensato di mettere una cosa giovane e una cosa per, cioè non solo gioco, per gli anziani, esatto, perché sono aperti a tutti i giovani. Quindi diciamo che se venite lì, ci trovate lì e vi faremo vedere cosa vi interessa dalla vostra regione, qualsiasi altra cosa. E mi sembra una cosa interessante. Certo, un'occasione, anche una vetrina di... Sì, una vetrina di, delle per attività. Per farsi conoscere, sì, è importante. Vedremo tra poco proprio il video che voi avete preparato per questa occasione di Expo. Adesso però abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera, quindi sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Pociasco. Sì, ma, prego. Signor Melelli, io... voglio fare un intervento di carattere generale. Anzitutto, che l'onorevole Lanzillotta o che l'onorevole Zanetti si indignino della mia pensione, sono proprio le ultime persone che si devono indignare, perché forse si dovrebbe indignare un giovane che viene sfruttato, ma non tanto prendersela con me, prendersela con qualcuno che non mi paga, non riduce il numero degli ispettori del lavoro. Uno può dire, ma tu scarichi sempre sul paese, no? Roba del genere. Io mi ricordo dello slogan del suo collega milanese, il dottor Zani, che lei probabilmente conoscerà o avrà sentito parlare, in quanto ha detto ogni diritto negato è un diritto perso. Allora, se questi nuova sinistra, che diciamo prende anche esempio da un grande signore che è stato l'ex sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, il quale aveva detto, ma a me non interessa far debito, a me interessa i poveri. Certo, adesso la troica, allora non c'era la troica finanziaria, che poi tra l'altro, se andiamo bene a vedere, lei ne sarà senz'altro al corrente, il fondo pensione della Lufthansa a lei con le braga a terra, come si dice, no? Perché diciamo hanno fatto ipotesi di crescita di rivalutazione del 6-7% e insomma la Merkel deve tirare fuori un 12 miliardi. Io sottolineo due cose. Uno, che personalmente sono arrivato bene, non so se a me daranno gli arretrati, non è quello, però forse una spinta in più, perché adesso sento proclami così, scusate se intervengo a livello generale, proclami di impulso di occupazione. Sì, impulso di occupazione nel momento in cui tu gli togli gli sgravi. Io voglio vedere fra 3 anni tutti questi se vengono poi veramente confermati. E allora, a mio avviso, è questo che rivolgo un invito a tutti i telespettatori, e dar forza al sindacato, un sindacato confederale nei vari aspetti, per poter sostenere insieme
certi diritti. Certo, siamo lontani dallo spirito di Fanfani, di Donacatten, di Lapira, di Dossetti, di Pastore, però è vero che i tempi sono cambiati, ma ricordo solo una piccola cosa, che sono i 200 anni di anniversario della nascita di un grande santo per i giovani, Giovanni Bosco. E Giovanni Bosco faceva anche lui il sindacalista, in quanto andava a contattare uno stipendio dignitoso. E concludo dicendo che nella grande preghiera dei cristiani, il Padre Nostro, c'è: dacci oggi il nostro pane quotidiano e non il mio. Chiedo scusa se ho introdotto degli sbagli. La ringraziamo per essere intervenuto. Precise, grazie. Però è un intervento che volevo fare, certo. Perché d'altronde l'argomento è di attualità. La ringraziamo e la salutiamo. Buonasera. Prego, Melelli. Sul problema sulle pensioni alte, la Lanzillotta e l'altro onorevole che ha citato lui, che è Zanetti, parlano non tanto delle pensioni alte, quanto delle pensioni che per i benefici precedenti ci sono delle categorie, elettrici, telefonici, pubblico impiego, che andavano in pensione non con la percentuale corretta, ma con la percentuale maggiorata. Loro vogliono rivedere questo tipo di liquidazione, cosa del genere. Io credo che abbia ragione quando Zani dice che è un diritto non ottenuto, un diritto perso. Io sono convinto che i diritti quesiti non si toccheranno mai, e se io vado da un giudice vincerò sempre le cause. Però il tentativo è di vedere di ridurre, di smussare per queste pensioni qui. Ecco, facciamo il punto della situazione, perché sicuramente è un argomento che interessa tantissimi telespettatori. Il punto è questo: tutti i giornali che io ho letto in questi 4-5 giorni riportano che gli adeguamenti delle pensioni saranno fatte entro il 2015. Quindi qualcuno già dice 2 mesi, eccetera. Già quest'anno. Però i famosi miliardi di arretrati, ci sono quindi varie proposte. Per gli anni in cui invece indietro, non c'è stato l'adeguamento. 2012, 2013, 2014. I 3 anni esatto di perché blocco. Perché ovviamente se io rivaluto le pensioni 2012, la rivalutazione 2014 ma anche 2015 non è più giusta. Certo. Perché deve aumentare perché esatto. Io aumento. Per è cui tutto è proporzionale. Esatto. Per gli arretrati si sta discutendo, perché il governo, e io credo che tutti noi dovremmo essere d'accordo, non vuole sforare rispetto al PIL debito e agli impegni con l'Europa. Tra l'altro l'ha detta anche una sindacalista che non è del mio sindacato, ma è dell'altro sindacato, e io ne sono convinto, che ha chiesto gli arretrati di pagarli rateizzati nell'arco dei 3 anni. Per cui il governo può impostare un problema di spesa che non è immediato, ma che è diluito nel tempo. E se consideriamo, anche se mio amico Cesare è un po' scettico, se vediamo i dati IMSS che mi dicono che sono aumentati le assunzioni, se aumentano le assunzioni aumenta il gettito fiscale, certo. Aumenta il PIL. Per cui credo che in questi 3 anni il governo potrebbe anche non andare in sofferenza se riesce a pagarmi questi arretrati delle pensioni. Il dato unico è questo: la sentenza della Corte è immediatamente applicabile. Per cui gli aumenti ce li danno subito e poi vedremo quando stabiliscono per gli arretrati. Perfetto, grazie Melelli. Adesso abbiamo subito un altro telespettatore in linea, sentiamo. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Torino. Sì, prego, ci dica. Volevo fare una domanda al signor Benelli. Prego. Dica. Volevo chiedere, io sono assunto a tempo determinato. Sì. A determinato. E mi scade tra 6 mesi, diciamo, no? Sì. Finito questo, posso andare in pensione quei 42 anni e 10 mesi? Certo, Cioè, i 42 anni e 10 mesi valgono, se io li ho, vado, comunque sia il mio rapporto di lavoro, il mio contratto, la mia condizione. L'importante, fra l'altro, i 10 mesi non è quest'anno.
Mai dal 2016. Quest'anno è 42, 6 mesi, perché i 10 mesi partono dal 1 gennaio 2016. Sì, ma io per adesso non ce l'ho 42 anni e 10 mesi. Ma quando li ha? A giugno 2017. Oh, ma allora sì. Allora sì, 42, 10 mesi. Va ancora bene. Due anni, però vabbè. Va bene. Il problema è quello che lei fa come tipo di lavoro non c'entra nulla. L'importante è che versi i contributi e raggiunga il limite di 42, 10 mesi. Ma essendo, come devo dire, se io per esempio mi dovrebbero licenziare quando finiscono i 6 mesi, sì. posso poi aspettare e poi andare in pensione al momento? Deve no. Però avere 42 anni e sì. 6 mesi di contributi, 10 certo. Mesi a quel punto. Però il problema è questo qui, intanto se la licenziano, lei può tranquillamente, essendo un contratto a tempo determinato, chiedere l'ASPI. Ecco, quella io dicevo. Che fra l'altro non è più ASPI, ma è NASPI, la nuova assicurazione. Dal 1 maggio ha cambiato nome, esatto. Per cui anche lì mi pare che quanti anni ha lei? Ne faccio 61 a novembre. Mi pare siano 18 mesi. Quindi comunque già un buon accompagnamento. Per cui 18 mesi vuol dire che lei va alla fine del 2016. Se lo licenziano dopo i mesi. Cioè deve fare sto calcolo qui. Lavoro, mi licenziano, prendo la NASPI, sì. E eventualmente se non avessi tutti i contributi posso fare 3 o 6 mesi di contributi volontari. Ah, ecco. A quel punto. Cioè lei si affida al patronato che la segue, il quale gli dà queste scadenze. E calcola. Sì. Però credo che è abbastanza in una botte di ferro. È una ecco. Situazione buona. Ma anch'io penso di quello perché sono... ormai adesso ho 40 anni e 10 mesi per sì, esempio sì, sì. Quindi... mi mancano 2 anni, va al 17, 18 mesi se lo prende come NASPI, adesso hai mesi che finisce il contratto a tempo di te, se poi il datore di lavoro glielo conferma ancora allora, meglio e viva certo. Dio se me lo conferma ancora meglio, però se dovrebbe andare male e finisce esatto, però fa quei passaggi lì. Ok, va bene. La ringrazio. Grazie a lei. Buonasera. Ecco, allora chiediamo alla regia di mandare in onda il video, così volevo... abbiamo una presentazione sì. Dell'attività e poi dopo le commentiamo anche rispetto sì, al. Sì, volevo ancora dire delle avete... cose che abbiamo dimenticato. No, di certo, dire. Certo, ma abbiamo tempo dopo. Adesso magari va guardiamo bene. Il video che dà un'idea un pochino più precisa sì, della vostra attività. Ecco. Buongiorno, signora Emilia. Sì, certo che ci ricordiamo di lei. Oggi alle 14. Verrà il signor Andrea a prenderla per portarla allo spazio anziani, vero? Sì. Sei tu Andrea? Vieni a prendere un caffè. Andiamo. Chiamarci al telefono oppure venire a trovarci nelle nostre sedi. Buongiorno, desidera? Si può avere un aiuto per prima cosa per l'età e poi anche per casa. Ti aspettiamo non solo per aiutarti nelle commissioni e negli accompagnamenti, ma anche per ascoltare le tue necessità, organizzando un servizio di assistenza su misura. Da 13 anni che il nostro gruppo viene all'Istituto Buon Riposo a fare animazione, e si balla, si canta, e si gioca a tombola, è tutto un divertimento. Prepariamo seminari sulla salute, l'alimentazione ed ogni altro tema di interesse comune.
Se hai voglia di partecipare, abbiamo anche servizio dei nonni vigili. Dire la soddisfazione che ho, che quando mi alzo il mattino e trovarmi davanti a quella scuola con quei bambini sorridenti, dei bambini gioiosi, dei bambini che mi danno la vita. Si fa di tutto, guarda, qui siamo come una famiglia. Buongiorno. Ecco, benissimo, quindi in questo video abbiamo visto molte delle attività che Antea Storino offre e alle quali i volontari quindi possono aderire e partecipare. Sì, e c'era qualcosa che voleva aggiungere? Sì, mi sono dimenticata che noi facciamo anche un lavoro in collaborazione con la Caritas in una grossa parrocchia di Torino, dove ogni due settimane diamo degli aiuti alimentari a 250 famiglie. Ecco che è un altro pezzo importante perché per la raccolta anche di questi alimenti la Coop è una di quelle che ci dà sempre qualcosa, poi c'è il banco alimentare, noi abbiamo vagliato questo, la gravità comunque è anche questa ultimamente che arrivano i nostri anziani a chiedere. Una volta c'erano persone diverse, adesso arrivano anziani e giovani, perché negli anziani hanno anche tanti figli a carico che sono rientrati, il problema della disoccupazione e quindi le pensioni sono quelle che sono, certo. E quindi le case si riaprono e quindi poi alla fine queste persone bisogna intercettarle un po', perché andare a chiedere per una persona anziana non è così facile. Certo. Quindi se ci vengono più o meno segnalato, siamo attenti nella zona, cerchiamo di andare sempre con molta delicatezza e darle un aiuto concreto. Questo è purtroppo un po' una spina nel fianco, ma è positivo comunque che riesca a dare. Siamo allargati in una maniera a dismisura le richieste. Mm-hmm. Questo certo fa riflettere molto, soprattutto chi dice che stiamo uscendo dalla crisi, invece uscendo probabilmente dalla crisi, insomma, non è proprio che usciamo così tanto dalla crisi. Poi abbiamo degli sportelli di informazione, perché molte volte le persone, anche giovani, non sanno che diritti hanno. Mm-hmm. Ecco, questo, chi è troppo e chi è troppo poco, quindi sui diritti. E poi noi li accompagniamo nelle varie sedi della CIS, logicamente, degli uffici, li portiamo degli assistenti sociali per vedere, dico guarda che c'è bisogno di questo, insomma c'è un po' di tutto, un insieme di cose che effettivamente fa un po' pensare quanto siamo fortunati, quanto non abbiamo bisogno di chiedere niente. Benissimo, grazie. Adesso abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo il prossimo telespettatore. Pronto? Buonasera. Io chiamo da Saluzzo, vorrei solo una piccola informazione, sì. Non parlo per me ma per mia figlia che adesso non c'è. Prego. Ha 57 anni, ha 40 anni pieni di contributi e a luglio comincia a pagare il 41. A quando la sua pensione? È coltivatore diretti in collina. 41 e 10 mesi. A 41 anni e 10 mesi. Perché sia per il 2016 che per il 2017... è 41 e l'aspettativa di vita è 10 mesi, per cui se non ho capito male i 41 incomincia a pagarli adesso? A luglio, per cui 41... Perché è coltivatore diretto. Sì, 41 è luglio 2016, mm-hmm. Più 10 fa marzo 2017. Maggio. Va bene. 4-10, maggio. Per cui sì, diciamo che nella primavera 2017 può andare in pensione. La ringrazio. Prego. Grazie a lei, signora. Buonasera. Grazie, buonasera. Mi sono dimenticato ancora un altro pezzo perché facciamo un sacco di attività e alla fine. No, ma abbiamo il tempo di spiegarle tutte, quindi non c'è problema. Allora, noi abbiamo un po' di nostre volontarie che c'è una ASL in via Gorizia a Torino che si mettono lì dietro un banchetto e danno le varie informazioni alle persone che arrivano lì in massa che non sanno con gli sportelli da che parte andare. Ecco. E questo quindi all'interno dell'ASL? All'interno dell'ASL di Via Gorizia, noi abbiamo una sede lì in Corso Orbassano, che è quello di Santa Rita. Queste signore
con santa pazienza. Voi sapete che quando la gente arriva allo sportello sta un po' un po' nervosa. Certo. E loro cercano di indirizzarli negli sportelli giusti per non fare code inutili. Sì, soprattutto che nei già ospedali, nei grandi ospedali, oppure nei grandi ASL sappiamo come funziona. E questo è già una cosa molto, molto importante, secondo me. Sì, sperimentata e sicuramente apprezzata. Sì, e poi ci abbiamo fatto un'altra... ci avete la telefonata, ve lo dico dopo. No, prego. Vado. Allora, a Pinerolo abbiamo fatto un altro esperimento con una scuola media. Allora, noi abbiamo avuto... Quindi un modo per unire le generazioni. Certo, abbiamo avuto una bella donazione da un nostro assistito e quindi abbiamo deciso di fare una specie di concorso in una scuola media di Pinerolo, chiedendo, sapete i giovani che cos'è il volontariato, cosa vuol dire donare senza dover ricevere, donare solo. Quindi abbiamo fatto dei test e dei quesiti e poi li abbiamo portati alla casa di riposo del FER che c'è a Pinerolo. Sì. E si sono adottati dei nonnini, nel senso che sono da soli e quindi questi ragazzi vanno a trovarli. Noi con questa donazione abbiamo poi donato ogni classe una cifra che hanno comprato attrezzature per la scuola. Sì, ecco perché le scuole tempi, sapete come sono. Certo. Quindi è stato una bella cosa, poi è stata una bella festa fatta anche alla casa di riposo, si sono integrati questi, vedevano i nipoti in questi ragazzi. E adesso stiamo contattando una scuola di Torino perché non è facile entrare dentro le scuole. Sì. E vorremmo però sicuramente fare importante diffondere lo stesso esperimento ai ragazzi, perché c'era venuta l'idea che il regionale aveva fatto già qualche cosa con una scuola di Rivoli. Mm-hmm, sì. E quindi c'era venuta questa idea e quindi abbiamo cercato, adesso cerchiamo di continuare, di continuare perché mi sembra importante integrarsi, più che farle fare i lavoretti, farle capire cos'è il dono della donazione senza avere riscontro. Vuol dire io ti do qualche cosa ma non aspetto nient'altro, punto. Certo, sicuramente un messaggio importante da trasmettere alle nuove generazioni. Questo è un altro messaggio importante non solo alle nuove generazioni ma anche tante persone che a 60 anni sono sulle panchine e non fanno niente tutto il giorno. Su questo sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Mi chiamo Massimo e chiamo da Sollegno. Sì, prego, ci dica. Parlo gentilmente col signor Merelli. Sì. Buonasera, signor Merelli. Buonasera. Senta, volevo chiedere questa informazione gentilmente. Per quanto riguarda la NASPI, la nuova... Sì. Insomma, che va a praticamente sostituire l'ASPI, la mini ASPI dal 1 maggio, volevo chiedere... ho sentito varie diciamo, definizioni sul fatto che la NASPI viene concessa solamente ai lavoratori che sono stati licenziati dal 1 maggio 2015. E la domanda è questa. Sì. È veritiera questa cosa? Sì, che è veritiera. O no? Sì. Ecco. Un'altra Perché domanda... Come tutte le leggi hanno un inizio. Okay. Per cui hanno iniziato per tutti quelli che sono licenziati dopo il 1 di maggio. Okay. Esatto, entrate in vigore il 1 di maggio. Ok, poi volevo chiedere, nel mio caso specifico, che dovrei iniziare la prossima settimana tramite un'agenzia interinale con un contratto di 15-20 giorni ed eventualmente un proseguo in azienda, e io mi auguro pienamente di continuare insomma di lavorare e non avere a che fare con questi ammortizzatori sociali, visto che è già 4 anni che vado avanti tra certo. mobilità e via discorrendo. Glielo auguriamo anche noi. Ecco, infatti. La domanda che volevo porle era questa. Dovesse andarmi male il discorso del o non un proseguimento di rapporto di lavoro, essendo stato assunto dall'agenzia interinale, diciamo, dalla prossima settimana si presume, e facciamo un'ipotesi, cioè la realtà è che io dovessi fare i primi 20 giorni di contratto e mi dovesse andare male il periodo perché insomma per qualsiasi motivo, ho diritto a chiedere alla NASPI? Certo. O no? Certo. Sì? Il problema è la NASPI. Perché ho sentito la versione che bisogna lavorare almeno di avere almeno un mese di lavoro. Ma lei prima no. Un mese prima è per il DISCOL, la disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi. Ho capito. Perché dal 1 gennaio 2015 è partita anche la disoccupazione o NASPI
per i collaboratori, si chiama dis col. E questo qui si ha diritto solo se si ha lavorato un mese nel 2015. Ho capito. Ma per la NASPI ordinaria non c'entra nulla. Lei ha lavorato prima, è licenziato dopo, la legge dal 1° di maggio prevede che non è più ASPI ma è NASPI, per cui l'applicazione per lei è la NASPI. Questo non, NASPI. Non ci piove. Quindi anche se io ipotizzando non passassi 20 giorni di prova, certo. Mi auguro mai di no, certo. Posso chiedere la NASPI? Deve chiedere la NASPI, certo. Ma speriamo. Anche perché l'ASPI... La previdenza non ne tiene più conto, i suoi programmi. Sì, ma so che è stata... I suoi programmi sono proprio cambiati, non è più ASPI, ma è NASPI. Viene concessa, viene concessa per un periodo, diciamo. No, c'è le nuove, c'è le regole. Ah, la NASPI piena vuol dire 52 settimane nel biennio. Invece la NASPI come era prima per le 13 settimane. Se invece non hai 52 settimane nel biennio, li pagano la metà delle settimane che lei ha lavorato. Ho capito. Però si applica come prima, a tutti. Come prima. Ma comunque spero tanto di, insomma, di passare tutto. Beh, questo fuori dubbio. Però è vero che non dobbiamo basarci sugli ammortizzatori. Certo, no, ma meno ma male che ci sono. No, ma ci mancherebbe. Lo, guardi, è una manna dal cielo. No? Difatti sono il primo, guarda, ne ho le scatole piene di andare avanti con gli ammortizzatori. E poi volevo fare un plauso alla signora dell'associazione dei volontari, perché anch'io faccio parte dell'associazione, però all'interno delle Molinette, dell'AVAM, e faccio volontariato, è 2 anni che sono lì, quindi faccio un plauso anche loro. Io ovviamente faccio servizio di volontariato all'interno dell'ospedale, per cui... Sì, e quindi, l'AVO è quello che dà da mangiare nelle corsie nell'ospedale, sì, vero? Sì, adesso noi facciamo vari servizi all'interno della struttura, tra altre cose noi facciamo solo servizi all'interno delle Molinette e basta, poi c'è l'AVO che è l'altra associazione che gestisce. L'AVO sì, è un'associazione a livello nazionale, fa un po' da tutte le parti. Noi invece siamo solamente un'associazione all'interno delle Molinette e basta, lì facciamo servizio anche agli anziani, insomma. Complimenti. No, grazie. Adesso no, è vero, perché non è un lavoro da poco dare da mangiare. Sì, più che altro, sì, io lo definisco volontariato quello, perché quello è il vero volontariato. Altre cose che facciamo all'interno io non lo ritengo volontariato, lo ritengo solo, è quello che mi fa un pochino... Vabbè, comunque ci sarebbe da discutere anche sul discorso del volontariato. Però, la ringraziamo. Grazie per essere intervenuto. Grazie. Buonasera. 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 Ecco, sì, importante comunque che ci siano anche queste testimonianze di volontari. Nel filmato che abbiamo visto prima c'era anche un riferimento a seminari sul tema della salute. È un'altra attività molto importante nei confronti degli anziani. Sì, sicuramente, perché abbiamo fatto dei cicli in vari posti sulla salute e sugli alimenti più che altro, no? Sull'alimentazione. L'alimentazione, certo. Che è importante. E abbiamo fatto dei seminari invece su quello che riguarda non quanto l'alimentazione quanto il comportamento degli anziani, che normalmente sono un po' più depressi, no? Perché sono in difficoltà nel muoversi, nel camminare, quindi si intristiscono, certo. Un pochino, no? Messa così sembrerebbe brutto, ma è vero, no? E poi però bisogna darle anche un momento di svago, cioè alle persone di una certa età piace molto la musica. E si ritrovano, hanno una mezz'ora di felicità sentendo vecchie canzoni, invece di intristirsi piace. Piace molto la musica e noi cerchiamo anche di farle. A proposito di questo, abbiamo fatto anche in 3 posti il corso sul tablet. Ecco, che veniva per informatizzare anche gli anziani, perché sentono questi nomi strani e volevano dei nipoti e quindi vogliono essere un po' all'altezza. Cioè, un po' difficile, d'accordo, però vengono volentieri perché non vogliono sentirsi emarginati. Ecco, vogliono stare al passo con i tempi e con la tecnologia. Con i tempi, sì. Questa è un'altra attività molto, molto carina. No, magari ci sono dei giovani. Sì, dei giovani che insegnano. Insegnano, sì. E quindi sono anche ragazzi qui giovani. Torna il rapporto tra le generazioni, che è sempre molto importante. Abbiamo in linea adesso un'altra telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto? Pronto?
No, forse abbiamo qualche problema con la linea, va bene, non importa. No. Volevo fare un'altra domanda. Ah. Un tema importante, sempre per quanto riguarda gli anziani e che si collega anche al volontariato, è sicuramente quello della sicurezza. Anche sì. Da questo punto di vista voi fate assistenza, giusto? Noi siamo con il comune, assieme a altre tre associazioni, e si chiama Aiuto Anziani. Allora, se l'anziano ha subito un furto, una qualsiasi cosa, prima cosa non si deve vergognare di telefonare, perché c'è questo problema che hanno paura di dire ma mi sono proprio così, che non fatto... ecco, lasciato andare, insomma queste cose qua. Sì. Passato questo momento, se telefonano, c'è in questo gruppo, ci sono chi le va a cambiare la serratura, chi le va a fare la prima spesa, perché c'è un piccolo fondo per il momento, certo. E quindi vengono aiutati anche a fare le denunce, a fare questo tipo, insomma, di... Insomma, tutta la trafila di la cui trafila. Si ha bisogno quando noi abbiamo fatto si dei seminari di per farle vedere cosa non dovrebbero fare. Sì. Non dovrebbero chiacchierare sempre con tutti, perché a loro piace... Dare troppa confidenza, dare troppa confidenza. Certo. E poi normalmente le maggiori fregature le prendono... con le persone che sono tutte a posto, tutte carine, che, si presentano bene, e quindi loro lasciano perdere le loro difese, perché dice ma guarda questo che bello pulito, uh-huh. ordinato, e invece è il momento in cui prendono la fregatura. Si può cadere appunto nella truffa, certo. Nella truffa, la truffa è veramente... Quindi c'è questo servizio di aiuto agli anziani e anche appunto seminari per quanto invece sì. riguarda la sensibilizzazione sul tema. Sì, questo sì, perché sicuramente... ed è sempre più richiesto. Certo, abbiamo anche distribuito, perché i casi si stanno moltiplicando. Quindi... manifestini dove non dovete fare, certo. opuscoli, eccetera, eccetera, però insomma. Va bene, su questo sicuramente bisogna continuare a insistere lavorarci. E lavorare. Sentiamo allora la telefonata, pronto? Pronto, buonasera, sono Franco da Grugliasco. Buonasera, ci dica. Volevo fare un appunto sui nostri grandi pensionati, perché sono veramente delle grandissime persone. Sentiamo poco, chiediamo alla regia di alzarci un pochino l'audio in studio, grazie. Prego. Dunque, questi nostri pensionati, bisogna ringraziarli perché fanno volontariato, nei volontari carabinieri, non i vigili, volontari nel sindacato, in ospedali, Hauser e tutte le altre forme associative. Questi nostri pensionati volontari, anziché venire premiati o agevolati, vengono depenalizzati con le tasse e pensioni basse. Volevo ricordare che i nostri pensionati sono e saranno sempre una risorsa per il Paese. Qualcuno in alto se lo deve ricordare questo. Volevo solo fare questo appunto. La ringraziamo. Un grosso salutone a tutti. Grazie voi. Grazie mille a lei per essere intervenuto e continui a seguirci. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Non ho anche i nostri telespettatori sono d'accordo con non noi. Non ho niente da aggiungere, se non che prima si parlava di ammortizzatori sociali. Codice. Credo che il signore che ha telefonato prima non l'ha detto, ma i veri ammortizzatori sociali sono i nonni. Delle famiglie che hanno le pensioni basse, ciò nonostante riescono con 3.800 sacrifici a dare una mano non solo ai figli ma anche ai nipoti che magari sono temporaneamente disoccupati e faticano a mettere insieme il pane tutto con quello formaggio. Che c'è. Per cui il problema è che i nonni non solo certo. sono una risorsa, ma è un tesoro. E quando mi si dice che allunghiamo la vita, perché adesso aumentiamo anche l'età della pensione, viviamo tutti fino a 90 anni, ben vengano, certo. perché questa è una garanzia innanzitutto di serietà, di mantenimento di alcuni valori che alcuni giovani oggi purtroppo hanno perso o non hanno mai trovato, e poi continuano ad essere, nonostante tutto, dei grandi ammortizzatori sociali. Sentiamo subito la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Chiamo da Torino. Sì, prego, ci dica. Volevo parlare col signor Melelle. Ascolta. Dica. Signor Melelle, le volevo chiedere solo, nel 2011 quanto era l'indennità integrativa? Nel 2012 poi. Del pubblico impiego? Sì, io lavoravo alle poste, Non lo so, non ho idea. No,
Se vuole io mi informo, poi martedì glielo dico. Mi pare che era nel 2011, pare che era da 1,60 e poi dal 2,70 nel 2012. No, no, ma aspetti, lei dice l'aumento della la perequazione automatica. Non ce l'avamo capiti bene. Se lei mi dice lì. Non tutti sono esperti allora, come me. Spiego subito. Io le dico il definitivo. Nel 2011 era 1,4. Nel 2012 2,6. Nel 2013 il 3%, nel 2014 l'1,2. Sì. Allora sono arrivato al 2012 era il 2,6. Sì. E poi? Poi il 3 nel 2013. Ah, il 3. Per cui chi deve prendere gli arretrati in base alla sentenza deve prendere un 5-5,5%, sì, sempre in base ai soldi della pensione. Perché noi sappiamo che se uno supera 4 volte il minimo non ha il 100% ma il 95%. Sì, 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 okay? Sì. Però diciamo che dal 4,5 al 5 ci stiamo tutti dentro come aumento della pensione. Sì. E sa mica quando le mensilmente l'aumento, non parliamo degli arretrati. No, che no, non lo so, l'ho detto prima. Ci hanno assicurato che entro quest'anno assolutissimamente l'INPS adeguerà tutte le pensioni che rientrano in questa sentenza. Qualcuno dice 2 mesi, io non ci credo ancora, però diciamo che entro l'anno ci adegueranno le pensioni. Le volevo chiedere ancora, io dato che io lavoravo alle poste, quindi da novembre 2011 è stata equiparata la pensione che pagava tutto l'INPS da novembre 2011, però quindi io prima prendevo 1.576, poi equiparata con quelli 180 che avevano una da piccola pensione, una da piccola di 180 euro, la legge 4 famosa eccetera, allora prendevo 1.756 fra tutti i due. Quindi questi aumenti verranno fra tutte, conglobati fra tutti i due. Certo, perché le vedove che hanno due pensioni, se superavano i 1.400 euro non ha mica preso l'aumento, perché non è l'aumento sulla pensione, ma è sull'insieme delle pensioni. Il CUD è ne la fa persona uno solo, che conta, certo. La pensione. Sì, vabbè. Però prima io prendevo due CUD, prendevo prima. Ma il problema è, voi siete passati da IPOS a IMSS, per cui è tutto da verificare, non, per lei non è il discorso generale, ma è il discorso particolare, che io le consiglierei di andare alla CISL e chiedere dei pensionati, noi abbiamo anche chi si interessa delle poste, e chiedere bene un po' com'è la procedura per voi, è l'unico modo, perché io a memoria non mi ricordo assolutamente. Sì, però quello che voglio dire io, siamo passati già da novembre 2011, quindi lei deve prendere gli aumenti che prenderò io e prenderanno tanti altri pensionati. Cioè. Quindi è inutile che vada a cercare. Assolutamente no, quando arrivano anche a lei. La ringraziamo e la salutiamo. Vabbè, grazie. Grazie per essere intervenuto. Ecco, abbiamo parlato di tutte le attività di cui si occupa l'Anteas, vogliamo però ricordare che essendo un'associazione di volontariato per andare avanti e per appunto fare tutte queste attività ha bisogno anche del sostegno economico. Esatto, noi chiediamo, come facciamo tutti gli anni, quando fate la dichiarazione dei redditi c'è la possibilità di dare il 5 per 1000 all'associazione di volontariato. Ecco, noi qui adesso stiamo vedendo la locandina che riporta il codice fiscale dell'Anteas di Torino. Ecco. Però anche per i telespettatori che ci seguono dalle altre province, possiamo ricordare che nelle varie sedi dell'FNP trovano il codice fiscale dell'Anteas del loro territorio. Esatto, questo serve per la provincia di Torino, tutta la provincia, e invece per tutti i territori, se voi andate nelle sedi dove fate i 7.30, ci sono tutti i vari numeri. Codici fiscali delle varie province. Perfetto, benissimo. E questa è una cosa importante perché ci aiuta a sopravvivere e a fare tutte queste cose che ci possono interessare.
volevo ancora dire che mi sono dimenticato una cosa, se c'ho tempo, sì. Abbiamo fatto un progetto di abitare solidale a Ivrea. Sicuramente anche la casa è un progetto importante. È un progetto importante perché molte persone non si potevano muovere, quindi Ivrea con un'altra associazione che si chiama Case Matte ci siamo messe assieme e in un quartiere di Ivrea è stato fatto una specie di prototipo dove c'è una specie di ascensore o qualcosa del genere dove le persone possono salire in casa anche se non c'è l'ascensore. Ah, ecco, vengono accompagnate, quindi esatto, chi ha difficoltà motorie ha la possibilità invece di usufruire di questo servizio. E poi devo dire ancora una cosa, se ci sono dei giovani o degli anziani se hanno bisogno, cioè venite a fare i volontari, vi troverete, è una gratificazione quando la persona vi dice grazie, guarda, finalmente ho visto una persona. Ecco, benissimo. Questa è una cosa importante, noi vi aspettiamo. Benissimo, c'era Melelli forse sì, che voleva aggiungere qualcosa, dire che prego. Le nostre e i nostri funzionari del CAF, quando voi vi rivolgete per fare denuncia dei redditi, vi propongono il 5 per 1000 per l'Anteas. E molte volte Anteas è un acronimo che magari la gente che non conosce. Il funzionario del CAF non sta lì a spiegare. Voi ricordate questa trasmissione. E vedete che l'Anteas di Torino fa questo, esatto. Ad Alessandria fa altro. Avremo poi Novara, modo di ospitare i rappresentanti delle varie Anteas delle altre province per spiegare le dicono, loro attività. Quando vi dicono mi firma il 5 per 1000 per l'Anteas, certo. Deve scattare, accendervi la lampadina e sapete che fanno tutto questo popò di attività nei confronti degli anziani e non solo, che direi che è ammirevole. Soprattutto quelli soli, perché quelli soli, però in tutte le province trovate una bandierina Anteas, certo, quindi certo. Voglio dire... Certo, perché va di pari passo comunque con i pensionati della diciamo Chiesa. Che va proprio di pari passo non solo nelle sedi principali, ma anche in tutte le sedi laterali c'è sempre un volontario dell'Anteas. Ecco, quindi questa è una cosa molto bella e che ci piace ricordare. Ringrazio molto la signora Boschetto per essere stata qui con noi questa sera, ringrazio anche Melelli e tutti voi che ci avete seguito da casa. La settimana prossima appunto avremo ancora un altro rappresentante di Anteas per continuare a parlare delle attività che vengono svolte anche in altre parti della regione. Per questa sera vi salutiamo e vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento a martedì prossimo. Buona serata. Buonasera. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow